Raddoppiano i posti di terapia intensiva nel reparto di pneumologia dell'ospedale San Donato, un reparto che durante il Covid ha sicuramente subito un importante stress. Adesso per fortuna non è così, ma questo è un potenziamento importante. È un potenziamento importante, però è una delle tappe del potenziamento dell'ospedale San Donato. Da ultimo, nel prossimo futuro l'ospedale San Donato sarà oggetto di interventi di adeguamento, ristrutturazione e potenziamento. Ricordo per esempio il potenziamento della terapia intensiva, che come questo di oggi della subintensiva pneumologica va nell'ottica di aumentare la risposta soprattutto nei confronti di persone ad elevata fragilità che hanno bisogno di cure ospedaliere. I posti letto di terapia intensiva passano da 4 a 8 e in caso di emergenza potrebbero essere utilizzati anche per i casi Covid. Da una parte può decongestionare il pronto soccorso, la medicina d'urgenza, che in questi momenti ha molte difficoltà ovviamente ad accogliere tante richieste. Dall'altra parte anche la stessa rianimazione, la terapia intensiva generale, che deve sempre rimanere, lasciare un'area diciamo a disposizione per i pazienti Covid, ma al tempo stesso è molto molto richiesta per tanti persone che hanno problemi respiratori. I problemi respiratori che possono essere gestiti appunto nell'area specialistica come la nostra, che poi è un punto di riferimento anche per le aree provinciali, per gli altri ospedali diciamo zonali, e quindi sicuramente una risposta importante per il cittadino. Vanno poi ad essere accolti in queste aree anche delle persone che avranno bisogno anche a domicilio dell'uso della ventilazione meccanica, ad esempio del ventilatore, di altri dispositivi, e quindi la possibilità di poter preparare queste persone, soprattutto il caregiver, cioè chi assiste queste persone diciamo cronicamente invalide a domicilio, permette di poter più rapidamente e con maggiore sicurezza di mettere poi a domicilio a casa propria.